Abbiamo detto che l'astrologia monitora la qualità del tempo, per cui tutto ciò che nasce in un determinato momento e in un determinato luogo acquisisce le caratteristiche di quella qualità, che siano persone, oggetti, contratti, nascite di qualunque genere. Questo è un altro dei motivi per cui l'astrologia viene attaccata, cioè sembra paradossale che si possa fare la lettura di un tema natale di un contratto, che si possa fare la lettura tema natale dell'acquisto di un'automobile. In realtà si può, se consideriamo appunto il concetto della qualità del tempo, e che tutto ciò che nasce in un determinato momento ha una propria qualità, ci permette di individuare questa qualità dove può agire in qualunque cosa. Questo è il motivo per cui si può fare il gioco inverso, cioè si può, invece di analizzare un qualcosa che è nato in un determinato momento, possiamo essere noi a scegliere di far nascere un qualcosa in un determinato momento. Ovviamente impossibile scegliere di far nascere, che ne so, un bambino in un determinato momento, perché non siamo padroni di questa cosa, fortunatamente. Ma la nascita di un contratto, l'acquisto di un'automobile, il rogito di una casa, il curriculum a quel posto di lavoro a cui teniamo molto, si possono guardare momenti che sono più favorevoli proprio per muoversi in direzioni propizie. Ora, qui bisogna fare attenzione un attimo, perché se io mi improvviso e non so niente di me e non ho mai fatto una lettura del tema natale, oppure l'ho fatta con persone sbagliate che assecondano le mie volontà, perché il problema dell'astrologo sbagliato non è che ti fa il balocchio, l'astrologo sbagliato è quello che non riesce a correggere l'andamento deviante rispetto al proprio sole di nascita. Quindi, che ne so, io mi sento un artista, sono bersagliato e bombardato da televisione, internet, tutti questi talent show per cui voglio diventare un artista anch'io. In realtà non ho nessuna qualità artistica in quel senso e passo la mia vita a cercare di raggiungere quello scopo, e che sarà fallimentare. Mi ritroverò con 60 anni ad aver fatto lavori mediocri cercando di raggiungere un obiettivo che non era il mio. Se va bene, se va male mi ammalo. In quel caso, scegliere una data per mandare un curriculum, quindi se il nostro soggetto pseudo-artistico, anzi pseudo-artista, decide di continuare a voler credere di essere un genio dell'arte e attraverso l'astrologia cerca di mandare curriculum o far cose in un cielo propizio, non ci riuscirà comunque, perché interpreterà male un movimento per una realizzazione quando il concetto della realizzazione è sbagliato. Quindi sarebbe stato un transito bellissimo mandare quel curriculum perché il cielo era bello, ma se tu non sai che devi fare l'impiegato di banca e invece vuoi fare l'artista, lo mandi nel posto sbagliato il curriculum. Quindi in realtà i transiti rimangono positivi, solo che non attecchiscono se non sappiamo dove direzionarli. Per questo è molto importante, prima di andare a metter becco sull'aspetto previsionale o sui transiti, è importante capire dove dobbiamo andare, e questo ce lo dice il sole di nascita. Quindi il sole ci indica la posizione, del sole ci indica il motivo della nostra incarnazione, punto. A questo punto, come dicevo, si può fare il gioco inverso, e cioè si può andare a vedere che transiti c'erano o che transiti ci saranno senza che noi li abbiamo scelti, per determinare delle azioni importanti nella nostra vita. Che ne so, mi hanno fissato l'appuntamento per un colloquio di lavoro il 7 luglio alle ore 20. Allora io vado a guardare che tipo di qualità c'è in quella data. Se vedo che la qualità è sbagliata, tendenzialmente si tende a far spostare la data, tendenzialmente. Ma in realtà io suggerisco sempre una cosa: se il destino ti porta
automaticamente a quel momento è perché molto probabilmente quel momento già ti sta indicando che non è la strada giusta. Quindi andarlo a modificare forse più di tanto non fa. Ripeto, se però la persona è in linea con se stessa, la strada la trova comunque. Quindi, che ne so, ma devo mandare, cioè, anzi, mi hanno contattato per un colloquio di lavoro il giorno 7 luglio, vedo che ho Marte contro il Sole, e quindi letteralmente è mancata conquista di un obiettivo, so già che facilmente andrà male, di base. Ergo, dovrei cercare di riconsiderare se quello che sto conquistando, quello che voglio conquistare, è realmente in linea con me. Questo è importante da capire, altrimenti viene fuori che l'astrologia ha la bacchetta magica, e se tu mandi il curriculum in quel giorno, in quell'ora, in quel luogo, a quella persona, ti assumono. Non funziona così. Ci sono delle qualità di tempo che poi vanno identificate anche attraverso quello che può accadere. Ho Marte quadrato al Sole il giorno in cui devo andare a fare un colloquio di lavoro, 90% andrà male, però può anche essere che quel Sole sia mio padre e quindi abbia una discussione, un litigio con mio padre. Può essere che quel Sole sia di terza, uno spostamento, quindi per andare a quel colloquio faccio un piccolo incidente perché non ho visto uno stop. Cioè, non bisogna essere fanatici, perché altrimenti ci si chiude tutte le possibilità, tanto le lezioni dei transiti le si apprende comunque. Non è possibile chiudersi in casa, non è possibile scappare da un transito, ma perché non c'è la necessità di scappare, basta capirlo. Le persone che hanno una visione sbagliata sull'astrologia tendono a incutere e etichettare come spaventosi certi transiti. Nessun transito è brutto, porta delle consapevolezze. Se entriamo in un giro in cui il transito è stato scelto da noi, molto probabilmente abbiamo la possibilità di trarne qualche beneficio, ma se non lo abbiamo scelto noi e ci cadiamo dentro, c'è sempre una lezione da imparare, e conoscere il significato profondo del pianeta che in quel momento comanda il transito ti dà la possibilità di alleggerire l'aspetto se è negativo, o di potenziarlo se è positivo. Quindi, ultimo esempio, ho Marte invece a favore del Sole, ho Marte bellissimo in trigono al Sole, beh, è lì che magari devo spingere per ottenere più cose. Questo è importante. Grazie per l'ascolto.